io ho detto che mi sento come il prosciutto nel panino tra la speranza del PD e la speranza dell'Abruzzo e la speranza di un centro-sinistra largo. Oggi qui a Sulmona si incontrano Elly Schlein e Pierluigi Bersani. Buonasera. Buonasera. Senta, ma ce lo fa un bel panino col prosciutto crudo? Come no? A questo punto bisogna solo mangiarlo. Come si sente? Stasera che mi sentirò come il prosciutto nel panino, sì. Fra la speranza del PD e la speranza dell'Abruzzo. Ma e del Movimento 5 Stelle anche, ci sta, cioè come stava tra Todde, diciamo, e Schlein. Diciamo fra la speranza dell'Abruzzo e la speranza del centro-sinistra, di tutti quanti. Io l'ho portato, guardi, proprio quello col prosciutto. Ma si riesce a tenerli insieme però queste fette di pane? Man mano che godono, si tengono assieme. Ecco, quindi mangiando. Devo farli godere un po', è mangiando che viene l'appetito. Ho un presidente che quando arriva porta via anche la pioggia, ma chi ce l'ha? Andate a votare perché fa la differenza, ogni voto fa la differenza, l'abbiamo imparato in Sardegna solo un paio di settimane fa. Segretaria, guardi che ho portato qua. No, il panino di Bersani. Allora, lui è il prosciutto, ecco. Quindi io devo essere o questa fetta di pane o quest'altra. Ma il problema è come si tengono insieme le due fette, cioè... Due fette? Allora, quello ci pensa il panino. Il punto è come addentare il panino, soprattutto avendo queste dimensioni. Io sono un'esperta. Devi fare questo movimento qua, schiacciando la rosetta. Lei sbuffa, vedi che sbuffa? E quando sbuffa, e ogni tanto qualche collega effettivamente sbuffa, hai fatto l'unità e poi riesci a fare... Ma lei non starà mica mordendo Conte, però! No! Tutti insieme! Ok, però c'è un problema, senza prosciutto il pane da solo non sa di niente, cioè vuol dire che c'è bisogno di Bersani sempre per... Sì, sì, Bersani aiuta sempre. È molto generoso Bersani. Vieni Pierluigi, hanno parlato il panino. Tu sei il prosciutto, io sono questa. E lui l'ha morso, eh? Questo. Lei l'ha morso, adesso deve dare un morso a quello che ha. Bravo, guarda che passione. Gli ingredienti sono tutti, manca solo Renzi che può fare l'olio piccante. C'è anche lui in questo progetto abruzzese. Io sono felicissima perché ci sono tutti.